riesca a far partire i colpi quando infatti, vorrebbe, è quello che abbiamo notato prima, attende un po' troppo. Vediamo, siamo comunque alla quinta ripresa, è tutto da giocare l'incontro, indubbiamente, però proseguendo su questa falsa riga sarà difficile. Sarà molto difficile portare a casa il titolo. Non solo, ma sarà difficile terminare l'incontro, perché poi se diventa un senso unico, beh, poi rischia di diventare un calvario. Beh, non ha più senso, non avrebbe più senso. Io mi auguro che questo non sia per Lorenzo Di Giacomo, che va a segno, ma non lo fa con la dovuta vitalità, con la dovuta velocità e potenza. Ogni colpo dà la sensazione di portare sofferenza, colpi portati intendo, sì. A Di Giacomo quasi c'è che lo sforzo fosse superiore, una reazione alle sue istintiva che poi non viene supportata invece dal raziocinio. Sì. E poi soprattutto questa pesantezza di braccia, una sensazione visibile, proprio occhio nudo, senza andare a fare tanti problemi di commenti di livello tecnico. Viene avanti, dice Lorenzo al campione, cerca chiaramente anche di darsi un po' di coraggio quello è un brutto segnale, che è un brutto segnale, però ecco, come vedi, il destro in combinazione riesce ad entrare. Poi c'è qualcosa che gli dà fastidio della parte destra della cintura, sente se a tirarsi su i pantaloncini, ma intanto quell'altro lo lega mocchi, intendo, porta colpi. Sì. Non già due volte che lo prende scoperto. Bersaglio grosso il campione. Ha detto qualcosa Lorenzo, non so se si sia rivolto al suo angolo. E all'arbitro. Tenta di serrare un po' i tempi Di Giacomo. In questo momento appare anche visibilmente stanco. Ma la sensazione è quella, poi non riesco a decifrare che cosa sia successo. Certamente non è questo Di Giacomo vero. No, assolutamente. Pur l'approccio con rispetto a Lolenga Mock, ci mancherebbe altro. Sono ormai 5 riprese piene che Lolenga Mock non si ferma mai. Non riesce a toccare anche Di Giacomo con le sue serie, che come abbiamo detto più volte, quando le porta vanno a segno. Però è un Di Giacomo che vediamo soltanto a piccoli flash insufficienti a fermare in tutti i casi l'azione di Mock. Il gran tifo per Di Giacomo, ma Lolenga Mock non si ferma mai. Assolutamente più incisiva l'azione di Mock, più decisa, più convinta e anche molto più efficace. Questa è una bella ripresa, allora sentiamo. No, ma qualsiasi colpo porto lo piglia, solo che ne sta a portare pochi, capito? Poi hai fatto una bella ripresa, dai. Un attimo, dai. Ci vedi bene ancora, no? Niente? Lorenzo, hai cercato di portare più colpi. Anche con qualche 1-2 che ti stanca di meno, lo trovi lo stesso con l'1-2, lo pigli uguale. L'hai portato due, l'hai preso tutte e due piedi. Piede buono, belle colpi. Anche con i colpi dritti ti stanchi di meno che a tirare. Bravo. Ma qua dentro. Ah ecco, gli si è quasi chiuso l'occhio sinistro e non ci vede da quell'occhio, giustamente, perché ecco qualche cosa si comincia a spiegare. Sì, che poi non è stato un colpo secco, ma come dicevi prima Mario, la serie di colpi che ha dovuto subire dall'inizio dell'incontro. Gonfio l'occhio sinistro. Occhio sinistro quindi significa che è andato incontro al destro. Sì. Infatti si passa il guantone sull'occhio sinistro quasi a voler togliere quel velo che gli impedisce di inquadrare al meglio l'avversario, ma non è un velo, è proprio la palpebra gonfia e il livido che impediscono una corretta visione. Siamo comunque alla sesta ripresa, incontro durissimo per Lorenzo Di Giacomo.
che non aveva fatto i conti con questo handicap, un handicap che tuttavia è stato causato dai tantissimi colpi che ha portato l'Olenganok, non potenti, d'accordo, però tanti. Ora reagisce Di Giacomo, montante, poi si chiude subito, pesante però, pare pesante. Sembra quasi irretito, sì, non sembra avere la soluzione a portata di mano. No, ma anche dal punto di vista così mentale, morale, credo abbia subito un calo, sì. Ricordiamo che lui, quando ha tentato per due volte la via dell'europeo, lo ha fatto nei pesi medi. Io sono sempre convinto che quella sia la sua categoria. Assolutamente sì, perché lo se vediamo anche nei fianchi di Lorenzo Di Giacomo, 4 kg scarsi ci sarebbero da togliere. Probabilmente sono tutti lì. Insomma, certamente occorrerebbero dei sacrifici che forse lui non è più in grado di sostenere, ma questo è un altro discorso. Ma è una categoria che sembra andargli un pochino troppo larga questa. Mentre invece va assolutamente stretta all'avversario, che si è presentato in condizioni straordinarie. Guarda che fisico. Viene citato anche dal suo angolo, oltre che dai suoi tifosi, Lorenzo Di Giacomo, in questo sforzo di tutta, non dico della regione, ma della città di Penne, soprattutto, che ha voluto dargli questa possibilità di rientrare nel giro grosso del pugilato, perché un titolo di comunità europea è un titolo che va, che conta. Molto importante, assolutamente. Insomma, 32 anni. Destro, sì, importantissimo. Di Mock. Sinistro quasi automatico è partito di Lorenzo, che poi va vuoto. No. Siamo a metà in questo momento. È una sofferenza. La bilancia pende assolutamente dalla parte del campione. È una sofferenza per tutti. Sentiamo. Sentiamo l'angolo. Le curve di sopra te li evite tutte. L'entrata è tutta da di sotto, tutto da di sotto, con il montante. E le anticipa. Se tu lo anticipi col montante le fregate. Quando ti va in bacio. C'è da strette che ha pure lui. Capito? Come stai tu? Ecco dove sta la questione, quelli di sopra te li evita, allora quando ti si avvicina la frega con il montante, la frega chiuso e da controllare con lo sinistro, montando destra e da finire con lo sinistro, come ti parlo sinistro da finire? È ineccepibile il suggerimento, la prima. Assolutamente incisivo, se non vado errato quello è Papà Luciano, tutti tra l'altro. Tutti i colpi che porta, senti, se ne porta pochi, capito? Infatti lui stava ha parlato anche con De Clemente, dice ne porta pochi di colpi, giustamente, ha ragione. Andiamo avanti, comincia la fase discendente del match, siamo alla settima ripresa. Fino a questo momento è un monologo di Giacomo, che è sempre alle prese con la conchiglia, spesso quantomeno. Ho visto prima delle macchie di sangue sulla spalla di Giacomo, non capisco. Invita ad asciugare il volto al campione Zannoni. Ferite non sembra averne, però. Infatti, diciamo. O dal naso forse. Probabilmente dal naso, sì. Intanto l'occhio è sempre più gonfio, l'occhio sinistro di Giacomo. Destro continua ad arrivare, certo, se lui mi tiene a basso il sinistro, beh, allora non c'è più sbadamento alcuno. Un po' arrendevole in questa fase. Sì. No, non ce n'è. Abbiamo sperato per un momento, nella prima ripresa soprattutto, in un atteggiamento di Giacomo più dinamico.
più tonico, invece pugile abruzzese deve fare i conti con qualche cosa di imponderabile che si è aggiunto al valore di Lorenga Mock, che è stata forse la prima causa scatenante, ovviamente. Però Di Giacomo ha affrontato pugili anche di valore, dico Silvestre, tanto per dirne uno, come abbiamo già più volte ricordato. La reazione intanto da parte di Giacomo. Cerca sostegno anche chiaramente nel pubblico, che ad ogni piccola reazione lo incita. Sinistro di Giacomo. L'azione di Mock è sorprendente. Ma non ha un momento di pausa, poi quando decide continuo. Di colpire i fianchi lo fa. Eccolo, preso adesso con il destro, ancora sull'occhio. Si è accorto poi, no? Che lì ha basta, capito che. Dall'altro basta un colpo di striscio e si apre quell'occhio, per cui si apre il sopracciglio, intendo. 1-2 di Giacomo. Vedi, la sensazione poi a bocca aperta di Giacomo, che ogni combinazione che lui riesce a portare è frutto di uno sforzo fisico superiore alle possibilità, alle sue possibilità, proprio è una sofferenza continua. Non me ne voglia Lorenzo, che è una persona che apprezzo e che ho sempre stimato, ma il responso del ring è questo, crudamente parlando è questo. Lorenzo è assolutamente un esempio da seguire in ogni caso per tutti i giovani che si avvicinano alla nostra disciplina, perché chiaramente è esempio di professionalità e serietà nel lavoro. In questo momento è in difficoltà ed è in questo momento che chiaramente va sostenuto. Cioè, non è da tutti andare due volte all'estero a cercare fortuna, a cercare il titolo europeo e sfiorarlo. Tra l'altro finendo tra gli applausi del pubblico presente. E termina ancora una ripresa in favore del campione. È un monologo. Del resto il campione si è presentato con un'autorevolezza, l'autorevolezza tipica del campione, che sa di essere il campione, di essere il più forte. Lorenzo dovrebbe in questo momento tentare anche un assalto un po' all'arma bianca, pur andando incontro ai colpi dell'avversario, perché in questo momento siamo assolutamente sconfitti. Sentiamo l'angolo un attimo. Non dovevo mancare proprio oggi, respira bene. Stai bene, fisicamente stai bene, solo che partono poco le braccia. No, ma mi da fastidio sto cazzo d'occhio, capito? Non posso vedere i colpi da di là, quindi è un casino per me. I colpi sono uguali. È comunque lucidissimo, non posso vedere i colpi da quella parte, è un casino per me, ti credo, non li vedo. Però avevi ragione, a questo punto l'unica strada potrebbe essere quella di rimboccarsi le maniche, in senso metaforico ovviamente. Provare a attaccare a testa bassa. Andare dentro e vedere che reazione può avere Lorenga Mock una volta assalito con furia. Anche se Mock sembra tranquillamente alla seconda ripresa. Ecco, qua si è visto prima, un attimo fa, l'esempio, e lui non ha visto arrivare il colpo, si è girato e come ha detto, dove è arrivato? Esattamente. La sensazione deve essere pessima, evidentemente. Però quel sinistro io lo terrei più alto. Intanto interviene Zannoni, tronfissimo quell'occhio. Viene invitato a tirare sulla guardia, è giusto. Sembrano pesare le braccia come macigni. Affiora un po' di stanchezza anche in questo momento. Diciamo che non ha mai dato la sensazione di energia o vitalità agonistica di livello tale da poter sopportare l'esito del combattimento Lorenzo Di Giacomo. Colpo dritto di Mock, segno proprio in prossimità della nostra telecamera, l'abbiamo sentito anche noi praticamente quel colpo, soprattutto l'operatore. Non l'ha visto il colpo arrivare, perché il sinistro è partito ma prima era arrivato il destro di Mock. Sinistro ancora di Lorenzo, poi rimane lì, vedi? Rimane lì, è fermo. Rimane lì perché ha faticato, o quantomeno senza quella grinta, senza quella motivazione, no, perché figurati,
non ha quella dinamicità necessaria. Sembra quasi accontentarsi del colpo singolo riuscito e subito fermarsi. Si dice, guarda che bello. Ma non è da lui. Non è da lui che assolutamente conosce, no, no. Che conosce bene il pugilato. Sa bene cosa vuol dire la battaglia sul ring. Una battaglia alla quale con grande coraggio non si sta neanche sottraendo, andando incontro a colpi duri. Quindi... Tra l'altro a Bordo Ring abbiamo visto il medico molto attento, il dottore del combattimento è il dottor Ennio Di Pizio, mentre il dottor Marco Iezzi è detto l'antidoping. È pericolosissimo quel gonfiore all'occhio, come dicevo prima, basta un colpo di striscio e lì si potrebbe aprire una ferita. Montante ancora, reiterato il gancio da parte di Mock. E termina anche l'ottava ripresa. Ora, ricordando che Lorenga Mock ha dato il tappeto soltanto con David Haye, è inipotizzabile neppure il colpo che potrebbe portare a segno di Giacomo e metterlo giù, per cui... Certo è difficile in questo momento. Sì. È chiaro che la box riserva sempre delle sorprese da questo punto di vista, di quello che magari ci auguriamo. La vedo difficile. Però... Sentiamo, sì, sentiamo l'angolo. Io lo so che partono le braccia, ma... qui ci partono però le braccia. Come stai? In generale, bene, stai bene. Non ha perso serenità di Giacomo. Non ha perso tranquillità. Ma adesso anche l'atteggiamento però all'angolo è meno incisivo rispetto a prima. Sì. Lo so che non ti partono le braccia, ma a lui partono. Perché non partono queste braccia allora? Io credo che la categoria, come ho detto, gli vada un po' larga innanzitutto. E poi i colpi che lui ha subito sulle braccia proprio nella seconda parte della prima ripresa, e poi nella seconda e nella terza e nella quarta l'hanno sfiancato, gli hanno tolto la muscolarità necessaria. È un'ipotesi, è una chiave di lettura, non necessariamente quella giusta. Poi trovarsi di fronte un pugile che ti bracca in quella maniera e che non ti concede un attimo di riposo, non ti concede... Non ha avuto un attimo di respiro fino a questo Un attimo momento. Di respiro, sì. Non ha avuto un momento per pensare a una possibile reazione. Ha abbozzato ogni tanto qualche combinazione che è andata a segno, però... Non ha preso coraggio. Io mi auguro una cosa, mi auguro che Lorenga Mock abbia un calo, non tanto per sperare in una vittoria di Giacomo, che ai punti è inipotizzabile,